Dudo, senza niente, non venite in Molise, che se sta tanto bene. Ma perché te sei molisana? Io no. Quindi ci sei andata te in Molise? Sono andata in Molise perché ho detto mia nonna è molisana. Ah, ecco. È Marco Coronavirus, non fa distinzioni, dove Per i giriarmi ogni tanto vado là, c'è niente va? Non c'è intelligente. niente intelligente. Ti piace questo spot del Molise, via? Non proprio, però. Vabbè. Te rimetti al mondo un Ti po'. rimetti al mondo se non ti piglia il coronavirus. Però ti Vabbè. piace il Molise? A chi? A me? Cioè. Sì, certo. Mi sembrava che a te ti piacesse il Molise. No, no, nel senso c'è. Cioè, quei posti di montagna dove dici se vacci e sta come città, no. Però lui sta al mare. Lui sta al mare, lui è Molise de mare. Vabbè, mo andiamo a Montecitorio. Parte un grande dibattito sul Molise, sulla signora che dice: ma in Molise non c'è niente, ti pare che il coronavirus è in Molise. È veramente il posto che non c'è niente, con Pier Francesco Molisano Doc là dentro che sformava. E lei però era una grande sostenitrice del Molise di montagna, mentre Pier Francesco è Molisano di mare. Comunque, andiamo avanti. Questa è. Si avvia verso Roma, oggettivamente il traffico, qua siamo a mezzogiorno, questa è Piazza San Silvestro. Sono pochissime persone e lì arriviamo a Montecitorio. Ecco qua, questo sono io, entrato dentro a Montecitorio e adesso ti misurano la febbre. Io questa procedura l'avevo fatta una volta sola in tutta la mia vita, in Congo per Ebola. La seconda, così, proprio un dato statistico che do. Questa è dentro a Montecitorio, davanti alla sala stampa. Non c'è nessuno, siamo pure in ritardo, non c'è nessuno. La giacca. Secondo me richiama molto il coronavirus al microscopio. Qui c'è un dibattito con una fotografa che gli dice: ti sei vestito da coronavirus, cioè hai la giacca proprio uguale al coronavirus. Magari creo attenzione, capito? E arriva Salvini. It's Corona time. Hey, it's Corona time right now. Eccolo qua. Ringrazio, scusate il ritardo, ma si è prolungato il confronto con le categorie produttive. Come Lega, noi riteniamo nostro dovere ascoltare e fare proposte. In un momento di difficoltà per il paese e per il governo, ci sembra giusto aiutare e suggerire, anche perché It's Corona time. sui primi decreti e i primi interventi del governo, gli aggettivi che le categorie produttive ci hanno offerto, votati alcuni, insufficiente, timido, scoordinato, frammentario, buchi, lacune, incertezza. Ora, al di là del fatto che buchi, lacune, incertezze non siano aggettivi, ma al di là di questo, diciamo, queste sono le parole che lui ha avuto a commento dell'operato del governo da parte delle categorie produttive. Quindi è chiaro e evidente che i primi passi del governo non servono a niente. La Corea investe 25 miliardi, 3 miliardi ovviamente non salvano neanche un decimo dell'economia a rischio. Stamattina che abbiamo ascoltato parla di 23.000 piccole aziende a rischio e 100.000 posti di lavoro pronti a saltare. Se a questi assommiamo i 100.000 posti a rischio nel mondo della cooperazione, siamo a 200.000, con il comparto commercio e turismo che è assolutamente al collasso. Prima richiesta al governo, zona rossa è tutta Italia, i provvedimenti fiscali devono riguardare tutta Italia. Esonero dai pagamenti per tutto il 2020, dai pagamenti dalle zone rosse direttamente colpite. It's Corona time. Cassa integrazione estesa al commercio, ai negozi, all'artigianato e alle piccole imprese. Rimozione del codice degli appalti. Sospensione degli ISA, gli studi di settore per i liberi professionisti. Sospensione dei versamenti IVA. Pagamento immediato dei debiti della pubblica amministrazione nei confronti dei privati. Ma tutti questi pagamenti, già con 49 milioni intanto da parte, no, perché sarebbe comunque un incentivo, un aiuto, già che uno deve dare dei debiti, vuol dire. Sospensione dell'IRA, sospensione dei pagamenti delle tasse, delle cartelle, almeno fino a tutto il 2020. Un sostegno economico alle famiglie dove entrambi i genitori lavorano è doveroso. Abbassamento dell'IVA, i voucher per le vacanze in Italia per le famiglie italiane. Non è il momento della forma. Se la nostra messa a disposizione di uomini e idee viene intesa come smania di collaborare e di andare a governo con PD, Renzi e 5 Stelle, non ci siamo capiti. Certamente arriva la domanda sulla Cina che filtra, cioè sugli italiani filtrati verso l'estero. Si è vietato l'ingresso agli italiani in Angola.
curiosa questa cosa, nel senso che fino a 10 giorni fa l'Italia era accessibile alla qualunque, ci servirà come spunto di riflessione per il futuro. Allora, io questo l'ho trovato un momento sublime, perché voi mettetevi nei panni di Salvini, che ha tentato di bloccare l'accesso a tutta l'Africa, no? Il momento in cui l'Angola, che per lui deve essere un posto non sfigato di più, che, non, no, che decide di bloccare con qualche argomento in più di quelli che ha sempre avuto Salvini in questo momento. Cioè, come dire, l'Angola può argomentarla meglio di quanto abbia potuto fare Salvini da ministro dell'Interno, un'eventuale chiusura dei porti, diciamo così. Lui dice all'Angola e ride, sta cosa che ride e dice curioso, non è curioso. Ma vedete l'Angola. L'Angola, addirittura l'Angola, a me, l'Angola. Sono africani, sono tutti neri, a me, italiano, non mi fanno entrare loro, a me, incredibile. E, no, perché poi in questa conferenza stampa, se cominci a vederla secondo l'adagio, diciamo così, per chi ci crede, soprattutto un collezionatore di rosari come lui, non fare al prossimo quello che non vorresti fosse fatto a te, diciamo, e viene proprio la interpreti tutto in una maniera diversa. Questo è il primo caso, prima abbiamo ridare che detto da Salvini, poi a un certo punto, no, che lo Stato dovrebbe dare gli aiuti, tutto giusto, diciamo, ma detto da chi comunque c'ha un problemino. No, poi di uno che vuole tagliare le tasse, quindi tra l'altro, no, tagliare le tasse, i fondi da una per dare, da dove, esatto. Ma andiamo avanti, perché c'è dell'altro. Alcuni paesi stanno portando avanti una guerra commerciale. Quando blocchi l'ingresso dei prodotti, quando stamattina abbiamo ricevuto testimonianze di imprenditori che si sentono chiedere di sterilizzare il camion o di pulire le gomme con la mucchina, chiaro ed evidente che lì siamo di fronte a un'evidente guerra commerciale che nulla ha a che fare con una questione igienico-sanitaria. Altro tema che stiamo seguendo è il problema degli italiani all'estero che non riescono a rientrare in Italia e si devono pagare personalmente la quarantena era imposta da altri pagato l'albergo e la permanenza, cioè mi sembra surreale. Sono sostanzialmente sequestri di persona, non chiederemo la messa in stato d'accusa dei ministri del posto, però evidentemente che uno deve essere bloccato oltre frontiera e pagarsi pure le spese di permanenza mi sembra una follia. Capite? Cioè è una conferenza che comincia veramente a diventare tragicomica. C'è Salvini che dice che gli italiani all'estero che sono costretti, l'abbiamo detto prima parlando appunto delle ultime decisioni di alcuni stati, sono costretti a rimanere in quarantena, è un sequestro di persona. Detto da lui che sta per andare a processo per sequestro di persona, come dire, no? Anche qui, hai capito sto coronavirus, che situazioni interessanti che ti ha creato dal punto di vista della dialettica politica? Sì, ma ovviamente vado dove mi fanno andare. Tutti gli appuntamenti che erano in zone gialle, rosse, fucsia o arancioni li ho sospesi. Sono stato in Umbria perché era permesso andare in Umbria, tutte le altre cose le ho sospese, cambia tutto, è tutto rallentato, puoi fare iniziative in questo momento. Questa è detto prima della notizia che di oggi, appunto, certo, del caso, certo, di positività del poliziotto. Comunque anche lui che, mentre da una parte si diceva chiudete tutto, lui faceva iniziative in tutta Italia, appare che in questa settimana sia andato solo in Umbria. A me mi dispiace pure per gli umbri, non so come sia la situazione in Umbria. Comunque lui ammette che pure la sua campagna elettorale, e poi ha elencato tutta una serie di appuntamenti elettorali amministrativi che ci saranno, sta subendo una brusca frenata. Infatti non si è mai visto tanto in Parlamento come queste due settimane. Non si è mai visto tanto in Parlamento questa settimana. Per avere il voto della Lega su questo provvedimento, quali sono le una, due cose fondamentali? Più soldi, calcolando che ogni punto di PIL vale 18 miliardi, calcolando che quindi un meno 2 di PIL vale 36 miliardi. Se queste aggiungiamo alla clausola di salvaguardia IVA, superiamo abbondantemente 50 miliardi. Se il decreto arriva in aula così com'è, sicuramente non votiamo una cosa che non serve al Paese. Il governo più europeista della storia del mondo, con Gentiloni in trincea a Bruxelles, dovrebbe ottenere tutto in un momento di emergenza. Se non riescono loro, che sono belli, bravi, simpatici ed eurofelici, i rigoristi o i fanatici dei conti a posto in Europa, mettono i conti a posto prima della vita, del lavoro delle persone, vuol dire che questa Unione Europea è morta ed è priva di senso. È morta ai confini con la Grecia, è morta in Libia, sta morendo nei negozi a Milano e a Roma. Pagare 5 miliardi di euro l'adesione ogni anno a un'Unione che vi mette due dita negli occhi, a questo punto diventa insostenibile. Questa cosa di mettersi le dita nel naso mentre si mette le dita negli occhi, comunque, diciamo. Ma al di là di questo, si comincia a parlare dell'Unione Europea,
quindi si attacca all'Unione Europea dal punto di vista economico degli aiuti e si citano anche i confini della Grecia. E adesso ci stiamo per arrivare e c'è questa domanda che ci porta dritti sul tema. Per quanto riguarda invece la crisi che si sta vivendo ai confini con la Turchia, l'emergenza migranti, la risposta della Grecia, della Bulgaria, cosa pensi? L'Europa, se esiste, dovrebbe dispiegare uomini e mezzi ai confini con la Grecia e penso che sia arrivato il momento una volta per tutte di definire che sia necessario interrompere qualsiasi ipotesi di ingresso e di adesione della Turchia all'Unione Europea. Vivere sotto ricatto non mi sembra degno di un continente come il nostro. Quello che non si può fare è lasciare solo il popolo greco con la polizia greca e lamentarsi davanti alle immagini televisive. Allora, non ci si può lamentare davanti alle immagini televisive, perché Salvini dice questo? Perché è stata fatta quella domanda? Perché in questa settimana sono arrivate prepotenti, un po' più del solito, perché ormai ci si è abituati a questo tipo di immagini, le immagini da Lesbo in particolare. Mi rivolgo a Carlotta Sami. Applauso a Carlotta Sami, giusto?